Queste sono le pallotte cacio e ova, un delizioso piatto abruzzese. Nasce dalla tradizione contadina del recupero ed è formato da pochissimi ingredienti, che sono pane raffermo, uova e formaggio. Iniziamo con la ricetta. Come prima cosa, per questo piatto, prepariamo il suo sugo al pomodoro. Prendi una padella, versa un po' d'olio di oliva, accendi il fuoco e all'interno lascia rosolare uno spicchio di aglio. E quindi, dopo pochi minuti che soffrigge, versa all'interno della passata di pomodoro. Regola con un pizzico di sale e lascia cuocere questo sughetto per minimo mezz'ora a fiamma bassa. Quindi, nel mentre che cuoce, iniziamo a preparare l'impasto per le pallotte. Prendi del pane raffermo, con un coltello elimina la crosta ed inizia a tagliare a pezzettoni la mollica, proprio così. Mettila in un frullatore e triturala per bene fino ad ottenere delle belle briciole di pane, come queste. Inserisci le briciole in una ciotola capiente e metti anche del pecorino grattugiato, le uova, del prezzemolo tritato ed un pizzico di pepe. E ora siamo pronti per crearle. Hai visto quanti pochi ingredienti servono? E con le mani o un cucchiaio inizia a lavorare l'impasto fino ad ottenere un composto modellabile ed omogeneo. Quando l'impasto è pronto, inizia a creare delle polpette, non troppo piccole. Continua a farle fino a finire tutto l'impasto. Prendi un pentolino, riempilo di olio di semi e portalo all'incirca a 170 gradi. Quindi con molta delicatezza, con un cucchiaio o ancora meglio una schiumarola forata, inserisci molto delicatamente le pallotte. Ah, e mi raccomando, poche per volta, perché sennò rischi di far uscire tutto l'olio. Cuoci le polpette per pochi minuti, dovranno dorarsi esternamente. Poi scolale su carta assorbente. A questo punto, quando la salsa di pomodoro sarà cotta, togli l'aglio ed inserisci le pallotte, mescolandole per bene, in modo da amalgamarle al sugo. E adesso le pallotte cacio e ova sono pronte. Come ultima cosa, metti qualche fogliolina di basilico e il piatto è pronto. Cioè, guarda quanto sono belle, super invitanti. Sono uno spettacolo, un piatto semplice ma veramente saporito. E hai visto che con pochi e semplici ingredienti è possibile realizzare dei piatti gustosi e buoni proprio come questo. E tu l'hai mai assaggiato? Oppure hai mai provato a farlo a casa? Fammelo sapere nei commenti. Ciao!